Ben ritrovate amiche telespettatrici e bentornati amici telespettatori, tifose ed appassionati biancorossi, Una cordialissima buona serata anche oggi, giovedì 18 marzo 2021, sintonizzati sul canale 633 di Rossini TV per assistere alla diciottesima puntata di eh, Insieme a Canestro, prima stagione. La settimana scorsa parlammo di una pausa di riflessione post caduta di Cremona. Una pausa di riflessione che purtroppo registriamo anche questa settimana, nonostante la bellissima notizia della negativizzazione di Coach Gelsomino. Che speriamo di ritrovare ben presto in panchina già dalla prossima partita. Per parlare di tutte le vicende legate al mondo biancorosso. Eh, successe questa settimana. Abbiamo oggi ospiti in studio Stefano Cioppi, il direttore sportivo della Carpegna Prosciutto. Grazie Stefano per essere nuovamente qui con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. E Giovanni Prodi, il titolare dei negozi Prodi Sport. Grazie Giovanni. Grazie Marco, buonasera a tutti. E già lo annuncio in collegamento più tardi, direttamente da Spalato in Croazia. Avremo Zeliko Jerkov, che quelli un po' più attempati si ricorderanno. È stato ed è una leggenda biancorossa che abbiamo l'onore di avere ospite via Etere. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, in streaming e su Facebook in tutto il pianeta. E abbiamo attivato il numero di WhatsApp che ormai conoscerete a memoria, comunque lo manderemo in sovraimpressione: 346-367-73780. Così da permettere a voi tifosi ed appassionati di interagire con noi, di mandare commenti, post relativi appunto ai personaggi che si sono avvicendati e si avvicenderanno nel nostro studio. Anche oggi ringraziamo tutti coloro che la scorsa settimana ci hanno tempestato di messaggi. Sia su Facebook che eh, su WhatsApp, e ricordo il concorso VL Fan Engagement, ovvero ogni settimana scegliamo i tre commenti o video più significativi e più eh, importanti che ci, sono, eh, che ci hanno colpito. Poi, nell'ultima puntata, sveleremo quello più bello ed appassionante, che verrà premiato con una canotta, una maglietta autografata e, eh, da tutti i giocatori, chiaramente, e una VL Card. Ovviamente dando il massimo risalto social sui canali di Rossini TV e della Victoria Libertas. Vediamo chi sono i vincitori della puntata numero 17 dell'11 marzo. Abbiamo scelto: Sono Alfredo di Pesaro. A me la VL Basket mi iniziò a piacere dai tempi d'oro di Bui e di Holland. Si chiamava Scavolini e ci giocava mio cugino Edoardo Vani. Può darsi che Stefano abbia già capito chi è. Mi ricorderò sempre i giocatori quando andavo a vedere gli allenamenti, mi chiamavano il presidente, ho visto i due scudetti e sono anche un gran tifoso. Forza Prosciutto Carpegna Basket Pesaro, grande Beretta, grande Repesa e meravigliosi giocatori, siamo ritornati grandi, grazie Alfredo. Poi abbiamo un tifoso, Lorenzo Migiani, che invoca la magnificenza del main sponsor, Andrea Beretta, facci sognare. Telegrafico ma significativo. E, e Claudio Iacchini, la memoria storica del basket pesarese, l'archivio storico. Esiste l'archivio stro Nobili Stroppa per la storia di Pesaro, esiste l'archivio Iacchini per la vittoria libertas. Per me che da mesi cerco di convincere senza riuscirci tra parentesi, la RAI a pubblicare il secondo tempo di quella storica partita dell'81 è stato emozionante ascoltare il ricordo di Peterson. Rivedere quella puntata di Mercoledì Sport, dove fu trasmessa, sarebbe la ciliegina sulla torta del VL History Channel. Ringraziamo Claudio anche per i contributi fotografici che ci ha mandato a proposito di eh, Zelico Yerkov, di cui tutti stasera potremo godere, grazie Claudio ancora. Quindi pronti via, siete tutti invitati a partecipare per eh, conquistare questi bellissimi premi messi in palio dalla Carpegna Prosciutto. Non ce lo voglia l'amico Stefano che è stato già ospite di Insieme a Canestro il 26 novembre scorso con Simone e Zanotti. Quindi la tua, auto, la tua biografia è stata abbondantemente già presentata dall'amico Astuti che mi sostituì in quella puntata. Se oggi partiamo dalla presentazione dell'altro ospite che è appunto Giovanni Prodi, titolare dei negozi Prodi Sport a Pesaro e a Fano. Adesso entriamo nel particolare. Giovanni nasce appunto a Fano il 25 settembre del 1988, un anno in cui il tuo più illustre omonimo, perché tanto questa battuta te l'hanno fatta tutti, ovvero Romano Provi, ad esempio, a proposito siete parenti? No? Che io sappia no, non mi no. sono mai informato, ma no, direi di no. Allora, nell'88 Prodi, ehm, oltre ad imperversare nel panorama economico, politico e eh, universitario, accademico, durante la Prima Repubblica, era presidente dell'IRI. L'IRI, per chi non lo sa, era l'Istituto per la ricostruzione industriale, che era il maggiore ente pubblico che controllava varie società di rilievo operanti nel mercato in diversi settori economici. E che in quel momento si trovavano in, forte, in forti eh, difficoltà economiche. Per fortuna la Prodi Sport non ha mai avuto la sorte di incrociare eh, quel destino, anche perché l'azienda nasce nel 1992. Corretto, esatto, sì. E, e il prossimo anno festeggerà un bellissimo trentennale, Giovanni. Raccontaci la storia dell'azienda. Adesso. Il palco è tutto tuo, chi l'ha fondata, come gli è venuto in mente di aprire un negozio di articoli sportivi? Allora, eh, l'azienda, come hai detto tu Marco, nasce nel 1992 eh, dalla passione di mio babbo per il mondo dello sport. Eh, ha coinvolto allo stesso tempo eh, mia mamma, che anche lei è appassionata di sport e si sono mh, principalmente eh, concentrati sulle forniture delle società sportive. Eh, quindi il mondo era calcio, basket, volley al tempo e quindi si sono concentrati sulla eh, città di Fano e le forniture mh, sportive. Successivamente eh, mh, hanno ampliato mh, diciamo anche le loro idee e le proposte verso... Ehm, i clienti che frequentavano il negozio eh, inserendo anche la vendita al dettaglio dei prodotti sportivi, quindi tutto il mondo delle scarpe da calcio, eh, la t-shirt tecnica, l'accessorio eh, giusto per eh, il parastinco, il, le scarpe da volley e tutto questo mondo sempre relativo alle forniture sportive e alle società sportive quindi dal B2B siete passati al B2C sì. si direbbe oggi in gergo il marketing oggi sarebbe, <ride> sarebbe corretto sì. il termine che hai usato poco fa e successivamente nel 2004 eh, abbiamo deciso di eh, ampliare il nostro punto vendita inserendo anche tutto quello che è l'abbigliamento sportivo per il tempo libero quindi eh, tute scarpe da ginnastica tutto quello che è eh, utilizzabile quando uno vuole sentirsi in relax e eh, godersi del proprio tempo libero in, in comodità e sì. dimmi. tu nel frattempo crescevi Insieme all'azienda di papà Sauro, ah, lo ricordiamo sì. perché a Fano è conosciutissimo. Studi e ti diplomi nel 2007 all'Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fano. E come si diceva una volta, entra subito in bottega. Eh, lì le alternative erano poche, eh, erano due. Sì. Ancora me lo ricordo perché mi sono state. Mio babbo mi ha preso e mi ha detto: Cosa vuoi fare? Vuoi continuare eh, il ramo d'azienda? Vuoi inserirti? Vuoi vedere un attimino di che cosa parliamo, qual è il nostro lavoro vero e proprio oppure vuoi andare all'università e studiare? Ho detto no, babbo, io giocando calcio e tutto è una cosa che mi piace, quindi proviamo, vediamo, vediamo co come va. E il negozio di Pesaro quando è stato aperto e poi perché la decisione di superare fosse 6 ore? Allora, il negozio di Pesaro è stato aperto nel 2010 e la decisione in primis è avvenuta perché... È i miei nonni sono di Villa San Martino e mia mamma di Pesaro. Ecco come ti sei definito prima fuori onda? Fuori onda mi sono definito se il termine è passabile, <ride> meticcio. Non so se è politico lì corretta, ma lo facciamo passare. <ride> e quindi abbiamo aperto il punto 20 di Pesaro nel 2010. e... Eh, Portando i nostri, la nostra esperienza, i nostri servizi anche sulla, sulla città di Pesaro. Però hai è... sentito cosa ha detto? I miei nonni erano di Villa San Martino, non ha detto di Pesaro. <ride> <ride> è una battuta, chiaramente. Da Fanese, adesso entriamo, poi. adesso qui ti voglio con le prossime domande. Nel 2010, come dicevi, due grandi accordi che accomunano la rivalità sportiva tra le due città. Prodisport diventa sponsor tecnico sia della Vispesaro con il marchio REA sia dell'Alma Juventus Fano con il marchio Ioma. Sì, esatto. Entrambi contratti che durano fino al 2018. Che anni sono stati? Allora, fino al 2018 è stato quello della Vispesaro, quello del Fano Calcio ha avuto uno step nel 2015 per poi essere ripreso dal 2016 al 2018. Okay. Per, se vogliamo essere precisi. Dobbiamo essere precisi, sì, anzi mi scuso di questa mancanza. Ma è stato un rapporto che quello della Vispesaro su Pesaro l'ho gestito io personalmente, quindi è stato un rapporto dal mio punto di vista bellissimo. Cioè la società era... Eh, già strutturata, era pronta, arrivava da, eh, una, partiva dalla promozione, poi ha avuto dei problemi, aveva fatto l'eccellenza, si trovava in Serie D, c'era tanta voglia di tornare nel campionato professionista, quindi di tornare nell'attuale Lega Pro. Se, ma i tifosi che poi venivano a comprare i biglietti al tuo punto vendita di Pesaro e sapevano benissimo che eri fanese. Allora, che sei fanese. Qual qualcuno, secondo eh. me, lo scopre adesso. <ride> Però come detto bene, eh, avendo anche la rivendita eh, Viva Ticket, quindi tutto quello che era eh, le trasferte, eh, le partite in casa per chi non era abbonato, siamo uh, ed eravamo al tempo un punto vendita sì. è importante per il ticketing. Quindi traghettavano tutti all'interno del nostro punto vendita. Esatto. Quindi mi ricordo file tutti, interminabili fine all'anno scorso. Molto bene. Senti, adesso che l'argomento principale della trasmissione è il basket. Possiamo un attimo essere più rilassati e poi anche confessare. Il derby Visfano come lo vivavate in famiglia? Distaccati oppure, dai, il cuore è e resta granata? Ti sto stuzzicando. Allora, io non lo so, allora non sono mai stato un, un tifoso dell'Alma, dell dell'Alma Juventus Fano, era la squadra della mia città, quindi lo è tuttora. E comunque rimane eh, sempre importante. Insomma, tra i Panthers non ci sei mai no, stato? No, 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 quello no. <ride> Però anche loro ho un ottimo rapporto, li conosco tutti. <ride> il derby in casa era vissuto in questa maniera. È inutile nasconderlo, Babbo è da sempre un tifoso dell'Arma Juventus-Fano, quindi eh, quando c'era il derby Fano-Vis, lui era il tifoso dell'Arma Juventus-Fano, io ero il tifoso della dell Vis in casa. Eccolo. Quindi, c'era anche Diatriba e c'era uno sfotto finale. Quando una delle due squadre vinceva o perdeva, quello è. Ci stava. Ci stava. Nel 2013 arriva a Rio Costa e arriva anche il tuo impegno, il vostro impegno come sponsor tecnico della VL. Ti ha contattato la società, ricordiamo un po' ai nostri ascoltatori come è avvenuto questo passaggio. Allora il il primo punto di contatto è stato mh, direttamente con l'azienda RA, ovvero eh, RA è un'azienda di Parma. Di San Polo eh, di Torrile. San Torrine. Polo di Torrile, esattamente. Sì. Ed è un produttore, prima di tutto. Quindi è un'azienda che anche loro sono a organico familiare. Eh, quindi il titolare con i suoi figli sono all'interno tuttora dell'azienda, nonostante sia una multinazionale. E, mh, il primo contatto è stato tramite loro. Eh, ci hanno chiesto quali erano le, le realtà più importanti del, della zona e nel mondo basket e ovvio era la VL sì. cioè era indiscutibile era indiscutibile no Stefano pensavo volessi parlare di Fano per una <ride> cominciavo a preoccuparmi e quindi il primo contatto è stato con il responsabile basket dell'azienda dell per poi subentrare noi direttamente in quanto essendo il, il loro rivenditore di zona. Collaboriamo con il RA dal 1994, quindi sono quasi 30 anni che siamo che siamo loro partner. E, al primo incontro con Areo Costa è stato subito, ci siamo subito un attimino capiti, cioè le esigenze erano quelle, lui doveva rilanciare la società, era una cosa positiva. Il servizio di RA è indiscutibile, quindi è stato quindi, subito, beh possiamo dire amore a prima amore vista. Amore a prima beh, vista, okay. lo stavo per dire. Love at first sight, direbbero i britannici. Seguivi il basket anche prima o ti sei appassionato nel 2013? Allora, onestamente no, devo essere sincero. Non seguivo il basket prima, eh, dal 2013 in poi ho cominciato ad appassionarmi al basket, capisco tuttora veramente poco delle dinamiche tecniche. Però devo essere sincero, eh, se la domenica c'è una partita di calcio, una partita di basket, guardo una partita di basket. Questa è una dichiarazione d'amore Stefano. Eh? Bene. Immagino che se, sei anche appassionato di tanti altri sport, abbiamo visto che ne pratichi anche diversi, il nuoto, lo swim, run, lo sci. Sì, corretto. corretto. Corretto? lo sci, quest'anno sciare non siamo più no. ad andare quindi... <ride> Lo swimrun è nato subito dopo che ho smesso di, di praticare calcio. Eh, nuotavo da piccolino e lo swim run per chi non lo conosce è uno sport che identifica entrambe le attività di nuoto e di corsa. La differenza con un, con, con un triathlon è che non c'è bicicletta e il nuoto e corsa sono continuativi. Quindi tu entri in acqua ed esci dall'acqua continuamente, non ci sono due slot separati. È una cosa dal mio punto di vista divertente. Quindi corri tutto bagnato? Corri tutto bagnato, e dentro in acqua con le scarpe, <ride> sì, addirittura addirittura. E sì, quanto è lunga poi la distanza in acqua? Le distanze ci sono slot di short, medium e high. Dipende. Le short sono sui 10-13 km in totale, dove sono 10 km di corsa e 3 km di nuoto, sulle medie distanze è una mezza maratona e 5 km nuoto. Sulla distanza long è, è un una aeroman, maratona. Sì e ci sono 8 km di nuoto, cioè, parliamo di distanze che... Siderali, se sì, sì, ce la faresti? Mm, Quella visto, short in almeno... Al momento no, però ho, <ride> ho all'attivo, prima di distruggere le ginocchia, eh, una serie di mezza maratone di maratone... Con dei tempi per me eccezionali. Ecco, perché quindi... con il mio peso, concludere la maratona in 3 ore e 44. È, è un ottimo risultato. È un grandissimo risultato, assolutamente. Ecco, Stefano Cioppi, la tua biografia, come dicevo all'inizio, e le tue avventure sono già state raccontate da noi diverse volte. Ti ricordo quando venisti ospite al Falco in una delle prime primissime dirette Facebook dei Senza Giacca a parlare di calcio, ti beh, ricordi? Beh. <ride> poi venisti ospite qui a Rossini TV nella puntata 5 della prima stagione dei Senza Giacca a parlare di basket e, e poi l'anno scorso a novembre appunto qui a, insieme a Canestro e ricordo come ti eri molto divertito in tutte quelle apparizioni. E Stefano a Pesaro lo conoscono tutti, è un Portolotto mm -hmm. e sei molto legato al tuo quartiere. Sì, sono molto legato. Eh. Perché diciamo, sono, io ho sempre abitato intorno al palazzo dello sport di Via dei Partigiani. La mia infanzia in Via Leonardo da Vinci, eh, la mia adolescenza in Viale Venezia e poi in Viale Pola, diciamo, il periodo dell'università prima del matrimonio. Quindi è evidente che le mie radici sono in quella zona della città. E Tante amicizie vengono da lì e faccio parte anche di qualche gruppo il, di, che ha dei progetti eh, per il quartiere e per la città, soprattutto per le generazioni eh, più giovani, per cercare di lasciare qualcosa, quindi mi sento molto, molto legato alla mia città e a quel quartiere particolare, il Porto e il mare di Pesaro. Allora salutiamo anche il presidente della circoscrizione Porto che ci segue sempre, Andrea Tartaglia, Grandissime... sempre con grande fedeltà. Grande. E Stefano nasce il 15 giugno del 71 e, e fino al 2013, prima di diventare dirigente della VL, decide di allenare. Sì. sì, e sì tra cui anche 5 partite con un bilancio di 2 vinte e 3 perse nella stagione 2002-2003, quando subentrasti a Marco Crespi, esatto. terminando poi al tredicesimo posto. Poi tante panchine a Fabriano, Ferrara, Osimo, Cremona e Iesi. Sì, sì, sì. sì la... La mia storia all'interno della pallacanestro nasce come eh, bimbo appassionato, e, vi ho detto dove ho fatto l'infanzia, in Via Renato sì. da Vinci, quindi è praticamente stato quasi naturale eh, iniziare a giocare in a in basket Trento. in Viale Trento <ride> e poi vivere le giornate lì, come era naturale entrare dentro il palasport di viei partigiani, poi sentiremo uno dei protagonisti della mia esatto, infanzia, esatto. Eh, uno degli idoli della mia infanzia. Eh, Entravi di sguiscio al palazzetto? Eh, sicuro, <ride> di sguiscio anche perché provavo a mettermi in fila quando aprivano i botteghini per quei pochi biglietti, esatto. ma venivo sbalzato fuori appena <ride> tiravano sulla seranda. Quindi dovevo entrare di, di sguiscio. E, e poi non ero un grandissimo giocatore, tra l'altro la mia annata era anche abbastanza scarsa. Eh, a parte Giulio Rossi, in pochi sono arrivati a giocare per davvero. E, Giancarlo Sacco mi propose prestissimo di iniziare ad allenare ho iniziato a fare l'istruttore di minibasket e ho vissuto uno dei periodi più belli della mia vita come allenatore del settore giovanile della Vittoria Libertas. Abbiamo allenato tanti ragazzi di Pesaro che sono arrivati in Serie A e ho avuto la fortuna di essere anche responsabile del settore giovanile, di vivere quell'esperienza dietro a dei grandi maestri, da, da Franco Bertini a tutti gli allenatori più importanti che ci sono stati a Pesaro. Ho avuto la fortuna di vincere un titolo italiano... Cadetti, eh, fare le finali eh, per il titolo anche juniores come assistente di, di, di Lucio Zanca e poi l'occasione di, di diventare allenatore professionista. Eh, la mia laurea in giurisprudenza e l'esame da procuratore sono stati messi eh, nel cassetto definitivamente e vivo in questo mondo, della pallacanestro appunto fino alla promozione in, dalla 2 alla 1 con la Vanoli Cremona, i tre anni a Iesi e poi la chiamata di Ario qui. Sì per uscire dal campo e mettere insieme magari quello che ho studiato all'università e quello che ho fatto sul campo, quindi diventare un dirigente sportivo. Esatto, quindi una decisione di passare permettimi dal campo alla scrivania, anche se poi stai molto tempo davanti ai video, ci raccontavi durante il lockdown. Sì. Che più che vedere Netflix o Prime Video ti sorbivi quantità industriali di videotape sui giocatori americani. Sì, quello è un'abitudine quotidiana. È obbligatorio per chi fa il mio lavoro, è anche perché come sapete siamo una società dove è strutturatissima, con una grandissima organizzazione dal mio punto di vista, ce lo riconoscono tanti personaggi che passano attraverso la nostra società. L'ultimo che ci ha fatto dei complimenti veramente emozionanti è stato Gerard Robinson parlando eh, bene della nostra organizzazione, però non siamo tanti, quindi eh, tra le varie cose che sto seguendo c'è anche lo scouting dei giocatori, utile per il momento attuale ma soprattutto per il futuro e fare scouting significa prendere informazioni, tenere contatti con eh, i tecnici di tutto il mondo, ma poi soprattutto vedere partite, vedere partite almeno due, tre, quattro partite al giorno, bisogna vederle sempre, quindi eh, Netflix, Amazon, così, <ride> non li, sai li, la neanche... li lasciamo dalle 22 in poi, <ride> alla sera, alla sera li usiamo, perché sennò moglie e figlie mi, mi uccidono. <ride> allora, Stefano è un grande tifoso juventino? No, 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 guai, guai, guai. No, assolutamente. Non sei juventino? Così mi metti in grande difficoltà perché tutta la mia famiglia è juventina, io sono l'anti-juventus e, e quindi se, sanno, se, se vedono questa trasmissione poi mi prendere in giro. <ride> allora ricordavo male. Sono, io sì. sono tifoso della pallacanestro, mi piacciono tantissimi gli sport, come vi ho detto sì. prima ho fatto parte del gruppo di podismo dell'Atletica Centro storico di, di Pesaro e mi piace lo sci, mi piace il nuoto, e il calcio, parlo di calcio perché ne, parlo tutti, calcio, esatto. perché ne parlo tutti, <ride> con cognizione di calcio, perché con gli amici fanno il fantacalcio ma non ho nessun interesse <ride> e non capisco nulla di calcio, da Bastian Contrario do contro alla Juventus e simpatizzo per il Milan perché Massimo Ambrosini giocava nel Milan per ecco. l'unico motivo, da Pesarese. Beh, è come se ti ai nostri padri ti fassero per il Bologna quando Battisodo giocava nel Bologna sì ma, sì, ma è un tifo per diciamolo più un pensa, tifo dai. contro all'amore dei nostri amici, ma giusto per fare polemica divertente. E passiamo all'attualità. Ricordo che fra poco ci collegheremo con eh, Spalato per incontrare eh, Zeliko Jerkov Stefano. Eh, analizziamo un attimo la sconfitta di eh, Varese, la seconda consecutiva, la seconda senza J.R. in panca. Ovviamente non il protagonista di Dallas. Quindi senza Iasco. <ride> esatto, Jasmine Repesa, sì, JR. Sì, sì. e, intanto prego la regia di mandare in onda gli highlights. E, Martedì il Carlino ha pubblicato una tua lunga intervista in cui analizzi le cause di queste due battute d'arresto. A Varese non si è riusciti ad aggiustare quei meccanismi che già erano saltati a Cremona? Sì, mi tocca sempre il momento difficile da analizzare. <ride> Dopo le vittorie trovate altri volti, no ma va bene così. Eh, eh, sì, eh, a Varese abbiamo iniziato male in difesa, abbiamo subito troppo nei primi 4 minuti e mezzo, 5 minuti della partita, soprattutto abbiamo subito Scola dopo aver subito tanto Mian a, a Cremona, eh, non possiamo entrare in campo così... Eh, molli e così distratti in difesa perché poi eh, la strada si fa in salita e, ed è difficilissimo completare i recuperi. Rispetto a Cremona, abbiamo reagito, abbiamo reagito soprattutto eh, nella seconda parte della partita. Siamo tornati quasi a contatto con esatto. Purtroppo, non siamo sì. riusciti a completare la, la rimonta e a tornare con un sorriso eh, da Varese. È evidente che. Eh, la Coppa Italia, io ho detto, è stata molto dispendiosa dal punto di vista fisico, atletico, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo la Coppa Italia abbiamo avuto una pausa lunghissima perché c'è stata la pausa eh, forzata dalla finestra Fiba. Tra l'altro, in quel periodo lì, noi avevamo Carlos e Ariel che dovevano recuperare le fatiche di Coppa Italia perché non sono giovanissimi e hanno giocato tanti minuti, tre partite consecutive. Avevamo tre giocatori che sono stati convocati dalle loro nazionali, sono stati fuori quasi 14 giorni con Ungheria, Estonia e Italia. E siamo una squadra corta, e come sapete, siamo arrivati a fine contratto con Gerald Robinson e Franza ancora non poteva allenarsi con la squadra. Siamo stati costretti da questo a dare dei giorni di riposo anche a Justin e. E Tyler, quindi questo svuoto uh, di energie, soprattutto mentali, abbiamo cominciato a ricolmarlo però senza partite davanti. Quindi considerate che un gruppo che ha degli automatismi micidiali dovuti al doppio allenamento quotidiano per arrivare alla partita di domenica si sono trovati a festeggiare una bellissima finale di Coppa Italia e poi a... A prepararsi per un traguardo lontanissimo. Ecco, a questo proposito, tu hai detto: durante l'estate ci siamo preparati ad evitare il peggio, ma ci siamo presi il meglio. Questa deve essere la mentalità che ci anima. È quando sei pronto a tutto che raccogli di più. E quello che dobbiamo fare. Mi far... hai servito proprio l'assist. E quello che dobbiamo fare adesso sì. per recuperare, perché, come dicevo, ci siamo svuotati per le motivazioni che ho appena elencato. Nel momento in cui dovevamo ri riempire il serbatoio, è venuta meno anche la presenza di Repesa in palestra. Esatto. E, e quindi eh, i giocatori hanno lavorato forte: i giocatori hanno lavorato sotto la guida di Paolo e Pentu eh, e Luca Pentucci, eh, rispettando tutti i loro dettami. Ma inconsciamente, in una situazione del genere, le partite sono lontane, non hai più eh, il ritmo e la pressione della partita, ti manca. La figura di, del nostro coach che è, una, che è il capo allenatore, e allo stesso tempo è un capo allenatore importante. Io, come abbiamo detto prima, è una vita che sono dentro un campo di pallacanestro. Questa vita per gran parte è stata quella di allenatore, quindi ho a, osservato e lavorato insieme a, a un numero enorme di allenatori. Una persona così brava quando allena difficilmente l'ho vista in, negli anni passati, una presenza così forte quando allena difficilmente l'ho incontrata eh, e quindi posso dire che è anche inconscio che i giocatori che hanno l'automatismo di lavorare su certi ritmi con una certa pressione un pochettino perdono ed è quello che è successo. Sì. e Adesso dobbiamo recuperare, e siamo ritornati sotto repesa a lavorare per mettere dentro benzina soprattutto. Mentale e nervosa per essere pronti ad evitare il peggio. Se noi ci prepariamo per evitare il peggio, quindi andiamo a vincere le partite che ci servono per eh, salvarci definitivamente, allora potremo godere di soddisfazioni migliori. Due aggiornamenti telegrafici: lo vedremo in panchina sabato. Ma io sono stato in campo eh, con la squadra in questi allenamenti fino a oggi e quindi. Eh, Presum penso di sì. Eh, eh, il, il coach, rispe rispetto agli altri del nostro gruppo squadra che hanno avuto il Covid in questo periodo, eh, che sono stati tutti asintomatici o pauci sintomatici, quindi una volta tornati negativi hanno superato la visita medica di idoneità e hanno iniziato a correre, il coach ha avuto dei sintomi, anche pesanti, è stato male, è stato preoccupato come tutte le persone che purtroppo hanno incontrato questo virus con uh, sintomi. Ha dovuto curarsi in maniera pesante, con medicinali pesanti, ha fatto la sua visita di idoneità e l'ha superata. E, però diciamo che la, la riabilitazione necessita dei tempi, quindi deve stare attento. Ma lui quando lavora non riesce non a stare riesce, non perché. Riesce. È... Eh, L'energia la butta fuori, deve averne tanta sì. perché ci serve la sua energia. Ci serve che tremino i muri del palazzo, ci serve sì. che è una persona esperta anche a trattare con gli arbitri nei momenti decisivi. Molti tifosi, secondo me, se la sono anche ingiustamente presa con uh, Calbini. Reo di non avere traghettato come repesa la squadra durante la partita. Ma eh, Paolo ha avuto. Di allenare la squadra nel momento peggiore della squadra. Cioè, eh, non c'è stato un altro momento dove abbiamo festeggiato come se avessimo vinto la Coppa Italia. Purtroppo i festeggiamenti non potevano essere quelli giusti perché. Abbiamo festeggiato emotivamente con i Whatsapp e poi ognuno è stato sì. dentro il Pullman e dentro casa sua per le restrizioni del Covid. Però c'è stato uno scarico, come ho detto prima, mentale dopo quelle final eight, non ci siamo allenati per dieci giorni come si doveva, e quindi una squadra vuota te la trovi in mano certo. quindi è il momento sì, sì, peggiore. Sì, sì. Non era facile come non sarebbe stato facile anche in un momento buono sostituire. Jasmine Repesa, perché Jasmine Repesa ha una personalità assoluta. E, e i ragazzi, i giocatori hanno automatizzato ormai, si stanno allenando sotto Jasmine Repesa da agosto e quindi hanno automatizzato certi metodi. Anche se uno non vuole mi viene da dire rilassarsi, inconsciamente, inconsciamente sì, sì, viene, sì, sì, chiaro, viene chiaro, così. Chiaro. e Quindi uh, chi se la prende con Paolo Amen, ah, dà il suo giudizio, ma io, io tendo a non giudicare il lavoro degli altri da fuori perché so che le dinamiche che ci sono all'interno di quel settore sì. le conosce solo chi è lì dentro, quindi sono giudizi che lasciano il tempo che trova. Ecco, visto che sei lì dentro, la domanda è anche d'obbligo: un aggiornamento sul rientro di Franz. È una domanda difficile per me perché la faccio io, sono la, già tre settimane, settimane che la, domanda, la propongo. È una domanda che va riferita ogni giorno al settore medico. Io vedo la fine della sì. sua riabilitazione, è molto molto vicina, eh, gli ultimi esami danno delle indicazioni eh, buone, può cominciare a forzare e quindi lo aspettiamo, il ragazzo scalpita, chiaramente lui dovrà passare attraverso un tunnel che è quello di... Ritornare a giocare con i contatti, quindi di buttarsi in penetrazione in, me in mezzo agli omoni senza della paura. difesa avversaria senza sì. paura perché l'ultima volta che l'ho fatto a Brindisi è crollato a terra e ha spezzato il braccio. Quindi ci sarà da superare anche quel momento lì. Speriamo che lo faccia prima possibile perché superato quel tunnel poi avremo Massenat al 100%. al 100%. A proposito di Brindisi, domenica la Virtus che sarà ospite da noi sabato sera ha subito la prima sconfitta esterna del campionato. Che partita ti aspetti? Poi te lo, anche a te sarà rivolta la stessa domanda. Guarda, ho, ho parlato per telefono perché siamo amici da, da sempre con uh, il loro principale dirigente Paolo Ronci, diciamo il braccio destro di Baraldi. Un paio di giorni fa eh, avevamo degli argomenti da trattare, ma chiaramente eh, come stai, come non stai? Le telefonate sì. iniziano per tutti così. E lui mi dice: ah, Mi devo ancora riprendere dalla brutta figura di, di, di Brindisi. Brindisi. Eh, hanno perso contro una squadra che aveva tante assenze, una squadra molto sì. forte. E io ho detto, mannaggia te, potevi aspettare una settimana. <ride> esatto. per fare la e lui mi ha detto, guarda che abbiamo fatto anche due brutte figure consecutive in, questi, in questo anno, quindi non perdere le speranze. Le speranze ci sono, anche se incontriamo una squadra arrabbiata ed è una squadra costruita per l'Eurolega, chiariamoci, è una squadra che in Europa ancora non ha mai perso. Quindi, eh, al di là di questo dobbiamo, come dice il nostro coach, entrare in campo per con te, competere contro chiunque. Non dobbiamo dimenticarcelo, forse l'abbiamo fatto a Cremona e in parte a Varese, dobbiamo giocare in maniera molto dinamica eh, dobbiamo difendere forte come abbiamo fatto all'andata il 30 dicembre a Bologna in una partita che per 30-35 minuti ci ha visto protagonisti. Cioè, ci visto eh, ce lo ricordiamo bene. Però poi sì. alla fine. La Virtus quella partita lì l'ha giocata seriamente, sì. hanno avuto percentuali da tiro e alto e abbiamo perso di 20 esatto. perché poi la Virtus è, è così tanto forte. Però proviamoci che se loro sono disattenti come lo sono stati a Brindisi magari ci divertiamo. Sì. Giovanni assisterai alla partita in televisione ovviamente. Quello sicuramente, le sì. stiamo guardando tutte, sia in casa che fuori, visto che non possiamo andare a palazzo sabato alle 20 l'appuntamento è fisso. E a proposito di altre squadre, ritieni Milano imbattibile? Milano ha una squadra veramente costruita per vincere il campionato e per l'Eurolega. Cioè, ha due squadre, una gioca in Eurolega e una gioca nel campionato. Eh, sono giocatori veramente, veramente forti. Sono giocatori di livello eh, internazionale, è difficile. Però eh, mi sembra che abbia sei punti di, di vantaggio sulla seconda, esatto. se non erro. E, Giovanni, mi dicevi un boom di vendita di canotte dei nostri giocatori. Allora, Facci un podio dei primi tre nomi che hai venduto di più. Allora, di quelli questa... che hai stampato nel retro bottega. Allora, in questa stagione, eh, sì, è vero, eh, sono state vendute veramente tante, tante canotte. Eh, sia nel punto vendita che online tramite il la VL Shop tramite il VL sì. Shop della, della Vittoria Libertas eh, siamo partiti con, con Carlos eh, lui è il punto di riferimento sì. eh, 38 anni sta dimostrando veramente di essere un giocatore eh, di altissimo livello eh, come lo è stato precedentemente cioè, tutti sanno qual è la sua storia in NBA e tutti sanno qual è anche la sua, eh, il suo calore a livello di gruppo, nella squadra, è un giocatore carismatico. E poi è... gli altri due più venduti? Gli altri due più venduti? È... Basso Serpilli. No. Dustin <ride> Robinson. Dai. Ti stupisco. Dai. Tyler. No. Tambone. No. Filippoviti. No. <ride> Massena. Boom di Drell dopo Boom le di Incredibile. Boom di Drell e subito dopo adesso sta, eh, stiamo consegnando sì. diverse canotte con il numero 12 di Justin Robinson Eccolo ehm, Arriviamo alla rumba dei pronostici uh. Scontata la vittoria del campionato di Milano Adesso da entrambi un solo nome per l'Eurolega, l'NBA e la Champions League di calcio Partiamo dalla, da Stefano Eurolega Barça Mi trovo impreparato sull'Eurolega. Passiamo? La passiamo. L'NBA? Stefano è un espertone, quindi qui... Ah, eh, cioè Quest'anno <ride> fare pronostici per il basket americano è con vero. le regole Covid è, è, un, è impossibile. Il, eh, siccome ho detto Barcellona nell'Eurolega, mi verrebbe da dire Lakers. i Lakers, eh, ma non è, non è così scontato, perché bisogna vedere con eh, quanti contagiati se arriva al momento caldo, però, momento caldo, però diciamo ancora a Lakers anche perché fra un po' non faremo più questo pronostico perché mi pare che ci siano un po' di atleti che da dietro vogliono scalzare il re. Il re, esatto, anche perché poi adesso con le vaccinazioni sono sempre più tranquilli nell'NBA, qualche palazzetto sì. aperto, hai visto? Sì, 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 eh, per fortuna... Cioè, la vita sta tornando esatto. normale in America. In America. E, sì, stanno aprendo praticamente tutto, hanno un ritmo di vaccinazione Impressionante. straordinario. Impressionante. E Una vera macchina da fuoco. Sì, 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 sì. Quello che mi raccontano i nostri ragazzi è che eh, pratica, in Florida è aperto tutto in Texas da sempre. uguale, in in nello Texas Utah uguale. uguale però sì. adesso aprono in New Jersey, cioè esatto. anche le, gli stati. Che sono stati veramente chiusi gli hanno cominciato a aprire addirittura i clubs. Quindi Punta. sono, sono Dai, arrivati. Una bella speranza anche per noi. La tua favorita NBA? Per quello che posso lì. capire io di basket è Los Angeles Lakers. Los in Angeles Lakers. Champions League di calcio. Perché non so nemmeno chi è qualificato, <ride> era, certo era tutto giusto. legato all'eliminazione della Juve col Porto. Sì, una volta era. che abbiamo raggiunto quel risultato, eh, perdo. <ride> non, so, non so. Io so che ieri sera è passato due sere fa il Real Madrid sì. contro l'Atalanta. Ma esatto, non sono per niente passi allora, Giovanni. Io, qui, ti dico la mia opinione. Sì. Eh, Vista la partita del Real Madrid con l'Atalanta, eh, Real Madrid, una squadra che in Europa gioca, è. Eh, un calcio così rapido veloce in quattro tocchi in porta e l'Atalanta che è una squadra che corre e gioca è stata messa in difficoltà secondo me io dico no Quindi... io vorrei fare un pronostico per la Champions League del 2022 sì. Juventus, Juventus. <ride> e... Stefano, visto che Giovanni eh, segue poco l'NBA, chi ci consigli di seguire nel pianeta americano tu che passi ore e ore a visionare nuovi prospetti? Vabbè, io sono un tifoso di Donovan Mitchell e di Jason Tatum, quindi se ti vuoi divertire secondo me sono i due talenti emersi ormai che andranno... Ecco, se vuoi specificare anche, anche dove giocano... Utah Jazz, Donovan okay. Mitchell e Jason Tatum per quelli che riguarda. E Boston Celtics, voi chiaramente tuo devi seguire anche i tre europei: Attento Compu sì, con, con Milwaukee, okay. Doncich Doncic, con sì. Dallas e Jokic. Okay. E, benissimo, non andate via, anzi, preparatevi perché oggi l'album dei ricordi ospiterà l'indimenticato ed indimenticabile Zeliko Jerkob. A fra poco. Prendiamo la nostra trasmissione dopo l'interruzione pubblicitaria e con tanta emozione, presumo la stessa che staranno avendo in questi momenti tantissimi tifosi che hanno vissuto le gesta di questo signore al vecchio hangar, come l'ha definito Dan Peterson la scorsa settimana, e riprendiamo la sua definizione. Signori in collegamento da Spalato in Croazia, questa sera con noi ha insieme a Canestro Zeliko e Gli tributiamo un calorosissimo applauso. Grazie. Zeliko, buonasera e grazie mille per aver accettato il nostro invito. Con tanto piacere. Ricordo ai nostri telespettatori che Zelico è legatissimo tuttora alla nostra città in quanto ricopre l'incarico di agente della Scavolini Cucine per la Croazia ed altri paesi balcanici. E ringrazio Emanuela Scavolini che mi ha fatto da tramite per la riuscita di questo intervento. Zelico è anche vicepresidente del Comitato Olimpico Croato dal 2016. E prima di iniziare l'intervista. Ricordo ai più giovani il palmarès di questo signore nostro ospite, un palmarès da far tremare i polsi. Due coppe di Jugoslavia nel 74 e nel 77, quando la lega jugoslava comprendeva Serbia, Croazia, Slovenia, quindi non era assolutamente una passeggiata. Due coppe Korac nel 76 e nel 77. Un campionato jugoslavo nel 77, questi tutti i trofei con la maglia della Jugoplastica Spalato. Ma immensi grandi successi arrivano con la maglia della nazionale jugoslava, con la quale vince, pensate, tre campionati europei, un campionato mondiale nel 78, l'oro olimpico a Mosca nell'80 e l'argento a Montreal nel 76. Quindi. Questo proprio per darvi un'idea del personaggio che abbiamo la fortuna di intervistare eh, questa sera. Zelico poi all'apice della carriera arriva la chiamata da Pesaro dove in panchina sedeva Piero Scanzi. Fu lui a convincerti a oltrepassare l'Adriatico? Era poco perché lui è stato sempre il mio allenatore e poi è diventato anche mio amico. A Pesaro era già Kicianovic, io con Kicianovic tutta la mia vita stavo in stessa camera quando siamo stati nel ritiro della nazionale, anche naturalmente che siamo grandi amici davvero, e praticamente altra città che era interessata era Virtus Bologna, era da poco da decidere, ho deciso subito che vengo a Pesaro. Che ricordi hai del primo giorno in cui sbarcasti nella nostra città? Che impressione avesti? Ho visto una, una bella città mediterranea e io sono sempre stato vicino al mare. Questo è una cosa che pesa la mare, per me è una, un vantaggio, è il mio tipo di vita perché sempre mi, mi, mi sto bene vicino al mare. È una città pulita, bella, anche la gente è molto, molto disponibile Positiva verso pallacanestro, palacanestro, praticamente tutta la città viveva per palacanestro, e un'atmosfera per fare sport era bellissima. Zeli, come hai rivenuto con la Iadriolini col traghetto Spalato-Ancona? No, sono venuto via la macchina prima volta, poi <ride> sempre sono andato con Ancona Spalato e sì, sì, anche tutti i miei amici i miei genitori sempre venivano con questa linea molto, molto spesso aspettavo traghetto in mattinata in Ancona per, per prendere qualche amico o qualche parente era una scavolini che aveva appena svoltato un paio di anni prima quando si era salvata appunto dagli spareggi e ti fece posto Roosevelt Bui che abbiamo avuto anche modo di avere ospite in collegamento da Kendall nello stato di New York ed era una scavolini reduce da un trionfale secondo posto. Quindi avevi già preso una eri già subentrato in una squadra molto forte. Sì, ma naturalmente già si è creata io sono entrato come un, un, un pivot a posto di Bui una, è stata una scelta tecnica è stata una, una squadra bella veloce con tanti grandi giocatori come ho detto Giacomo il Silvestre magnifico Ponzoni Benevelli, Zampolini veramente giocatori con grande entusiasmo, a grande talento e soprattutto giocatori che sono abituati a giocare veloce, perché noi in quell'anno quando io sono stato lì abbiamo presentato un palacanestro molto veloce, tanti contrattacchi basato su, su, soprattutto su attacco, io ero un po' più per la difesa ma praticamente siamo stati una squadra che è stata molto attrattiva molto molto bella da vedere un grande difensore Stefano infatti era Zelico Assolutamente, me lo ricordo però, proprio sì. Io, è vero che però io ero un bambino come sì, ho come detto me, prima in quegli anni meno. ma il sì. ricordo di quegli anni è uh, del gioco spettacolare che faceva quella squadra partendo sicuramente da una grande difesa ma un grande gioco in velocità e poi le invenzioni, le magie di Dragan Kicianovic che in quegli anni veramente ammagliava tutti i bambini Mister che amavano Mister Europa la non a caso. Mister Europa non a caso. Zelico, il 9 marzo, esattamente nove giorni fa, a Pesaro si è celebrata la ricorrenza del 38 anniversario dal primo successo europeo in Coppa delle Coppe. Una partita in cui ti ha visto assolutamente protagonista, segnasti 23 punti. Che ricordo hai di quella magica serata di Palma di Maiorca contro il Villeurbain? Ma era, era una, una partita speciale diversa di tutte altre. Perché? Perché stato, sono stati tabelloni, morto, tabelloni di canestri, sono, stato, sono stati molto morbidi e praticamente il percentuale di attacco era, era altissimo. Era difficile fare la differenza, era difficile andare in vantaggio notevole, così tutta la partita, tutta la partita era molto equilibrata, molto vicina, con punteggio e alla fine hanno, dec hanno deciso la partita 3-4 stoppati che ho fatto perché, perché veramente sono stati molto importanti, perché solo in questa maniera potevi, potevi sbloccare il risultato. Zelico ha giocato 30 partite con la maglia biancorossa e in quell'anno eh, purtroppo la Billy Milano, la solita Billy Milano eh, ci ha castigato in semifinale battendoci 2-1, perdemmo due volte a Palazzetto di San Siro, quello che poi crollò con la neve, non so se te lo ricordi, e invece eh, trionfammo a Pesaro. E l'ultima partita eh, si registrò una grandissima attesa da parte dei nostri tifosi con l'organizzazione di una enorme carovana di pullman, non pari a quella dello spareggio, ma se ti ricordi fu eh, di un numero abbastanza eh, massiccio. Zelico, c'erano tantissime aspettative anche per il campionato quell'anno. Sì, siamo stati vicini, abbiamo giocato molto bene. Poi nel knockout fase, nel playoff, una, una partita decide tutto. Purtroppo io mi sono fatto malato subito in primo tempo, dopo se ho visto che ho rotto talone, ho giocato fino alla partita, ma non solo questo, in quella partita loro erano meglio di noi, hanno giocato a casa, abbiamo fatto tutto per vincere. Alla fine, non siamo riusciti e mi dispiace molto, perché il nostro obiettivo era anche di, vin di vincere scudetto. Ecco, poi tra l'altro quell'anno la Billy perse in finale contro il Banco Roma del Vate che poi arrivò a Pesaro a vincere e tutto. Zelico, con i tuoi compagni di squadra so che sei continuamente in contatto con Benevelli anche per motivi di lavoro. Con gli altri che hai citato prima, Mike, Walter, eh, Domenico, Peppe Ponzoni, ti senti ancora? Sì, con uh, Magnifico mi sono sentito poco tempo fa. Ponzoni viene ogni, ogni estate qui da me a Spallato, facciamo qualche serata insieme. Zampo vedo ogni tanto, con Chicano sono in contatto più o meno, sono con tutti in, in contatto perché spesso anche vengo a Pesaro, anche ci incontriamo per, per caso, ma è vero che soprattutto sono in compagnia con Beneveli così so tutto che si, che si succede adesso a Pesaro Zecco, anche sono qua. molto in contatto con Scansi perché lui non abita a Spalato abita tra Ljubljana e Lovrano una piccola città vicino al Fiume siamo spesso minimo una volta a settimana a telefono così noi ci, siamo rimasti amici diciamo è stato un bellissimo periodo dietro di noi, belle cose, belle partite, qualche sconfitta naturalmente, ma dopo rimangono rapporti umani che sono molto importanti. Ecco, Zelico, come dicevo prima, è legatissimo anche alla nostra terra per un legame di sangue. La figlia mia okay. nasce a Cattolica il 5 dicembre sì. 1982. Mentre tu eri in Israele a giocare <ride> un girone dei quarti contro l'Apo e il Ramat Gan. Giusto? Sì, quasi, quasi giusto. No, no, lei, lei, lei è nata quando abbiamo giocato a Milano. Nel, nel, nel tornata della, della serata dopo Milano, ho saputo che è nata attorno a mezzanotte. Sono, siamo stati, abbiamo fermato un un uh, ristorante bar distributore io ho chiamato mia, mia moglie mi ha detto che è partorita e il giorno dopo siamo andati per Israele Così eh, praticamente non ho potuto festeggiare niente ma veramente poi è nata in, a Cattolica era, uh, è una romagnola che cosa le posso <ride> dire ancora, esatto. non sa fare, ancora non sa fare la piadina ma dopo <ride> lei ha fatto una grande carriera di Pallavolo è stata fino a un anno fa giocatrice di tante squadre di pallavolo importanti. Esatto, del volevo volo. proprio arrivare qui, Zelico. Eh, Mia Jerkov è una è nazionale croata, ha giocato tantissime eh, partite, una carriera lunghissima da globtrotter, perché ha, ha giocato negli Stati Uniti, in Russia, ovviamente in Italia, in Corea del Sud, in Giappone e tante squadre in Turchia. E, sì, sì. Ma è più famosa Zelika, Zeliko Jerkov o Mia Jerkov in Croazia? Adesso è più famosa la Mia Jerkov. Chi, chi, chi ricorda che cosa è successo 40 anni fa? <ride> Beh, Anche noi ce di lo ricordiamo. più. <ride> sì, grazie perché avete una mente svelta e fresca. Sai, noi siamo pensionati che abbiamo avuto sua parte della Vita Bella che abbiamo goduto, adesso è tempo per altri. Io devo dire che sono molto molto contento che ho avuto possibilità di fare una vita così e veramente devi stare adesso accanto, a, a guardare e, e non parlare troppo perché adesso è tempo di loro. Noi siamo vecchietti. Zelico, segui il nostro campionato? Sì, ogni tanto vedo la partita perché ce l'abbiamo... Ho visto 4-5 partite, anche, anche quasi tutte le partite della Coppa che avete giocato, sì. Il, il, il Repesa lo conosci, il tuo giudizio sul coach? Pensiamo io non ho giudizio sul coach che è croato, che cosa posso dire? <ride> posso fare solo complimenti? No. Uh, non, io sono uno che... Mh, non voglio troppo parlare di palacanestro, perché eh, mi piace guardare, ma dopo tutte le opinioni tengo per me. Però dacci almeno i pronostici perché un eh, thread union di tutte queste nostre trasmissioni si chiudono con eh, appunto le previsioni dei nostri esperti, dei nostri ospiti sui principali campionati. Quindi io ti chiedo un nome, una società per ogni eh, campionato che adesso ti cito. Chi vincerà l'Eurolega? Eurolega adesso, adesso. F sì, in sta crescendo, forse, forse, forse loro, perché stanno crescendo l'anno scorso hanno, hanno fatto una bellissima stagione, perché se entrano in playoff, loro possono fare qualcosa. L'Olimpiade, Olimpiade eh, o uh, gli americani vengono. Chiaro. Sì, prima di tutto una sai, circostanze adesso è importante che hanno deciso che le Olimpiadi saranno perché sarà una bella cosa io mi tengo che le Olimpiadi saranno un, un cambiamento in tutto il mondo che eh, le Olimpiadi finalmente segnano che possiamo vivere da nuovo come abbiamo vissuto fino a un anno fa questo mi auguro che proprio questo ribaltamento diciamo farà le Olimpiadi naturalmente gli americani sono Senz'altro numero uno, se vengono in, otti, in buone condizioni, con tutti i giocatori che sono disponibili, c'è poco da fare a senti. Ma era più forte? Dalli Pagic o Deli eh, Sono due diversi giocatori. Dali Basic, era come chi era, era la guardia, e, e Dalli Pagic, era un'ala, un, una ma un'ala caro armato, un'ala. Forte un'ala che aveva il tiro, un giocatore che faceva senza, senza nessun problema sopra 30, 30 punti, senza tiri di tre. Forse, come uh, possiamo dire, che Delibasic è stato uh, tecnicamente molto bello da vedere. Una, una, era, sembrava una statua che giocava pallacanestro. Da Limpaghi c'era uno robusto, uno che saltava molto, che era attrattivo, che faceva un killer, un killer da, che è una macchina per canestri. È una Questo, macchina per posso canestri. Posso definirli sì. così più o meno. Zelico, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ti ringraziamo tantissimo di aver partecipato. Ti lascio il palco per un saluto a tutti i tifosi pesaresi che ti ricordano con immenso affetto. Noi abbiamo avuto la fortuna che abbiamo avuto la, in, a Pesaro una tifoseria molto attaccata alla, alla squadra. Spero che sia rimasto così. E, uh, tutte le belle cose che posso dire, uh, auguro a, a, a Pesaro, al palacanestro di Pesaro e ai cittadini di Pesaro. Perché io anche adesso, quando vengo a Pesaro, mi sento come a casa mia. Quando tornerai, Zelico, a Pesaro? Appena possibile. possibile, sono nervoso perché ho già fatto due o tre volte il tentativo, dopo si sono combinate, cambiate le, le idee, le circostanze, non vedo ora di venire. Allora appena potrai mi mandi un Whatsapp che verrai qui ospite in studio nella nostra trasmissione. Ci contiamo molto. Certamente. Vi ringrazio. Grazie Salute mille Zelico nuovamente e a presto. Siamo, a arrivati, siamo arrivati anche oggi al termine della trasmissione. Giovanni, l'appello è tuo a, a registrarsi e a comprare la VL Carta. Sì, la VL Card è un'iniziativa secondo me bellissima della società perché quest'anno a Palazzo non si può andare, quindi l'abbonamento non si può fare e chiunque voglia essere vicino il più possibile alla società deve sottoscriverla. Ecco, tra l'altro c'è in regalo questa bellissima felpa che tutti conoscete, quindi siamo ancora in tempo, non c'è scadenza, sottoscriviamo la VL Card. E ricordo il nostro numero di WhatsApp 346 367 3780. E non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento a giovedì 25 marzo, la prossima settimana, ma anche ricordarvi le repliche di Insieme a Canestro domani alle 11.40 alle 15.20, sabato alle 16.15 alle 22 e domenica alle 10 e alle 15. Ovviamente il mi piace sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube e sul profilo Instagram. Stefano, lascio a te i saluti finali, come se fossi il padrone di casa, visto oh, sì. che qui ormai tanto sei un familiare, un Ma, habitué. Come sempre è stato un piacere essere ospite di Rossini TV, quindi vi ringrazio per questo e... Saluto tutti i tifosi pesaresi, e ci mancate veramente tanto eh, a noi ma soprattutto ai nostri giocatori e ai nostri coach, eh, cercheremo di recuperare al più presto la forma per raggiungere il nostro obiettivo minimo e per godere insieme, perché anche da lontano a Milano vi abbiamo sentito di qualche nuova soddisfazione, poi chissà magari il vaccino accelera e nel finale del campionato ci si potrebbe vedere anche dal vero, quindi a presto e state tutti bene. Giovanni, un saluto anche tu, grazie mille di essere intervenuto. Grazie Marco, grazie a Rossini TV e ciao a tutti. Ci vediamo la prossima settimana.